corso dell'undicesimo congresso nazionale virtuale di CBD si è approfondito e discusso moltissimo su come ottimizzare le strategie terapeutiche a carico dei pazienti affetti da malattia di Crohn o colite ulcerosa. In particolare si è discusso su qual è il sequenziamento ottimale dei farmaci biotecnologici oggi a disposizione, come gli anti-TNF-alfa, gli anti-integrina e gli anti-interleuchina 12-23, e su come si inseriranno i nuovi farmaci che arriveranno da qui a 3 o 4 anni. In particolare, i nuovi farmaci biotecnologici che sono in fase avanzata di studio sono gli anti-interleuchina 23 e ci sono altri tipi di farmaci, le cosiddette piccole molecole, che avremo a disposizione a brevissimo in colite ulcerosa e nei prossimi 3-4 anni anche in malattia di Crohn oltre che in colite ulcerosa. Nel gruppo delle piccole molecole esistono i cosiddetti farmaci anti-JAK e ce ne sono almeno 3 o 4 in fase avanzata di sviluppo e di studio, e ci sono anche i modulatori del recettore della sfingosina 1-fosfato. Questi farmaci, che hanno la caratteristica di poter essere presi per via orale, sono anche caratterizzati da una rapida azione di efficacia nei confronti dei pazienti che iniziano ad assumerli. Ora, nel giro di 4-5 anni, quindi, avremo la possibilità di avere a disposizione un ampio armamentario terapeutico e quindi sarà necessario definire le corrette strategie per poter attuare una medicina personalizzata il più possibile accurata nei confronti dei pazienti affetti da malattia di Crohn o da colite ulcerosa.